tutti, eccomi tornata con la seconda parte in cui butto tutti i libri, mi libero di tutto ciò che parla di scuola, scusatemi i cavelli, ma essendo che li tengo sempre legati, poi succede questo. Comunque sono tornata appunto come dicevo con la seconda parte in cui finirò di sistemare quello che è rimasto e poi mi occuperò anche di quello. Ogni volta per indicarlo è un casino. Quello lì. E tutto questo è rimasto da sistemare. Vabbè, questi abbiamo detto che sono bianchi. Questi anche, dovremmo vedere questo, questo. C'è qualcuno qua dietro. Sistemiamo un po' e poi ci occupiamo anche di quella parte lì. E niente, anche oggi devo ricordarmi di non essere maniaca, di voler conservare tutto. Dobbiamo liberarci di ogni cosa, ormai non serve più niente. Vi lascio al video. Sto facendo il diario, qua l'ho distrutto, qua sono le frasi da finire, qua sono le pagine scritte da buttare, le pagine bianche da finire e le altre frasi da finire che sono più lunghe. E mi manca tutto questo, però lo distruggo perché tenerlo così è ingombrante, secondo la mia intelligenza, quindi tolgo i fogli e conservo da accumulatrice, butto e da persona normale tengo quelli bianchi. Ragazzi, mi sono legati i capelli, mi sono cambiata, mi sono messa una maglia più leggera, non mi interessa, ma fa caldo. Che se ne frega di essere decente se fa caldo. Comunque, cominciamo, cioè, continuiamo più che altro con la seconda parte. Come vi ho fatto vedere nell'altro video, qui ho tutto quello che ho ricavato dal diario, che andrò a mettere con i ricordi che ho ottenuto ieri, che poi metterò nel baule puff, non so come volete chiamarlo, qui ho tutti i ricordi di ieri. Quindi metto qua dentro e poi di questo mi occupo dopo. Poi, vabbè, queste cose me ne devo occupare dopo. Oddio, è ingombrante. Devo dare il libro ad Angelica e decidere cosa farne di questi quaderni perché sono tutti nuovi. Dovrei regalarli a qualcuno, ma a chi? Non lo so. Quindi questi è da decidere più o meno che farne. Poi prendiamo queste cosine qui e vediamo un po'. Allora, abbiamo questa penna che credo non funzioni, però che io voglio tenere per ricordo perché me l'ha data Angelica. Ah, non funziona, quando volevo usarla non funzionava. Beh, comunque io non voglio che finisca, cioè è un ricordo perché è un ricordo così un po' particolare. Quindi questa io credo che la metterò nei ricordi perché non voglio utilizzarla né niente, quindi sì. Anche se mi dispiace metterla proprio là nei ricordi d'esercizio, però non ho altre parti in cui ho ricordi, cioè ho quaderni dove ho dei ricordi, però non ci posso mettere delle penne. Poi vabbè, ho queste penne che credo che toglierò da qui, cioè da questa confezione, e le metto ultimamente in un borsellino, perché è inutile tenere questa, e appoggio per terra. Poi ho questo pennarello che non mi servirà praticamente a niente, però devo dire nell'altra stanza dovrei avere i gessi e quindi semmai ci metto il pennarello anche con i gessi. Quindi questo beh, lo appoggio qui con le cose da decidere. Poi ho la calcolatrice che ovviamente tengo, anche se non la userà più nessuno, però non è che possiamo buttarla. Poi ho tutti questi post-it che tengo, però li tengo, diciamo, in un posto accessibile. Anche se non li userò mai, però, cioè, non posso buttarli. Ho anche questo, che mi dà Angelica. Li ho usati quest'anno. Infatti, se si vede questo, è tipo più vuoto. Anche questi li ho usati, però, cioè, sono tanti. Non potevo tappezzare ogni cosa. Quindi, questi ovviamente li teniamo. Poi questo che ho tipo usato 2 volte perché mi dispiaceva usare, però la penna l'ho utilizzata. E invece di questo praticamente ho usato solo 2 o 3 volte questi colli bianchi. E poi questo qualche volta l'ho usato, però mi dispiaceva. Però adesso ce l'ho così. Quindi devo trovare un lavoro in cui possa utilizzare tutte queste cose.
questi sono gli obiettivi del futuro. Anche questo, cioè l'ho scritto, cioè due pagine, e la usavo come agendina delle ricordi. Infatti c'ho pagine in cui scrivevo, diciamo, le cose da fare per i compleanni, e poi una pagina in cui ho scritto quello che mi devo portare per gli esami, e basta. Quindi questa, semmai, invece di utilizzare le note del telefono quando devo ricordarmi qualcosa, devo andare da qualche parte, devo prepararmi borse, non lo so, utilizzo questa. Cioè, perché non posso buttare queste chiuse. Poi andiamo nella parte più complessa. Ah, qui ho un pezzo della calcolatrice. Questi ora vediamo che farne. Allora, questo è quello che abbiamo visto ieri, che devo tenere. E qui ho una cartella con tutti quaderni, cioè no, quaderni, fogli bianchi e bustine, cioè sono praticamente bustine, e tutti i fogli bianchi ce li ho sia per i raccolituri con i buchi, parecchi raccolituri con i buchi, e poi fogli di resma che tengo, cioè non posso buttarli, però praticamente è impossibile utilizzare tutti questi fogli. Ma niente, devo darmi qualche attività in cui utilizzare i fogli. Poi vediamo questi. Allora, abbiamo questo foglio che è per la password come si chiama, dell'account di scuola, quindi posso buttare. Basta. Poi abbiamo che devo conservare, ovviamente non libererò niente, quello spazio non riuscirò mai a liberarlo per poter mettere appunto altro. Poi ho questo, che sono di nuovo le credenziali. Poi abbiamo questi che servono per tipo metti sul quaderno o sui libri il nome, e li butto perché non ho più quaderni e libri da tappezzare. Poi ho il come si chiama, il libretto delle assenze, che ci utilizzavo prima perché adesso giustificavo dall'app. Ho il disegno fatto dalle mie cugine che metto nei ricordi. Poi ho le parti difficili. Ho il quaderno di educazione civica che devo buttare, però mi dispiace, cioè c'è tutto il programma, oddio, di educazione civica, non riuscirò mai a sfogliarlo, vabbè. Mi dispiace buttarlo, però. Cioè, che me ne devo fare? Niente, esatto. Via. Ovviamente il quaderno, cioè, una fotocopia. E poi il quaderno lo teniamo. L'ennesimo quaderno che teniamo, per cosa? Non lo so. Datemi delle idee su come utilizzare questi quaderni. Poi abbiamo un secondo quaderno che io utilizzavo per prendere appunti, o tipo qui ho preso degli appunti. Invece qui ci sono tutti i miei percorsi, vabbè, altri appunti. Li prendevo a matita, non chiedetemi perché. Compiti svolti. E poi ho anche la mia tabella di studio, per farvi capire quanto io sia organizzata, e tutti i miei giorni in cui dovevo decidere cosa studiare. E qui ho i collegamenti dell'esame. Non so se tenerli quasi, se questi li tengo. Non so da ricordare i collegamenti dell'esame. Li metto nelle altre cose dell'esame. E poi vabbè, qui ho tutta l'organizzazione studio per l'esame, che non è evidenziato, però ho fatto. E niente, qui ho un altro ricordo di Angelica. No, questa è quella dell'esame, che lo segniamo. Qui ho quando faccio l'esercitare Angelica. E il ricordo di Angel. Vabbè, qui prendevo appunti, che non ho più letto, però l'esame l'ho fatto lo stesso, faccio niente. Niente. E ricordi di Angelica, che sono qui, che conservo. Allora, strappiamo i fogli scritti, e anche questo lo teniamo.
osservare tutto, capito? Cioè, mi dispiace troppo. Prima rimproverò Angelica quando mi staccava i fogli. Praticamente qui ci sono i fogli che si staccano da una zip qua e rimangono tutti questi appesi. E io li sto strappando, cioè, dovrebbero rimanere così. Ma io li sto strappando normalmente. E però gridavo lì, cioè si dovrebbe strappare così. Allora c'è una zip qui e si straccia e questo rimane. Dov'è? Però un dettaglio. Oddio, no, vorrei tipo fargli un video da Angelica per fargli vedere che io li sto strappando. Quando in realtà gli rompivo, te lo facevo. Oppure potevo venire qua, così ti sfoghi e li strappi tu per tutte le volte che ti ho detto di no. Sai che non si strappano? Quindi qualcuno lo lascio. Basta. Si rimangono. Non è che mo posso stare a sfilarli uno a uno, cioè non mi va. Io tiro da qua. Adoro. Io avevo intenzione di usare bene questo quaderno. Ho praticamente messo, ma lo strappo tutto se non posso farlo vedere. No, ecco. Ti avevo diviso il quaderno per materie, in cui ogni pagina avrei dovuto prendere gli appunti. Secondo me l'ho fatto, no? Che gli appunti li prendevo direttamente o sul libro o sul quaderno proprio della materia. Cioè lo utilizzavo a volte, però diciamo solo all'inizio anno. Poi dopo. Ah, questi sono quelli che non facevo strappare ad Angelica. Non mi sono accorta che il telefono è caduto. Voglio andare a scuola. Tutti mi dicevano quando la finirai te ne pentirai. E dico no, ma magari finisce subito. Invece adesso mi manca. Solo per poter usare questi quaderni. Non per studiare. O per stare con quella gente. Solo per usare i miei quaderni. Datemi qualcosa per usare i miei quaderni. Cioè, che cosa posso fare per utilizzarli? Cioè, usarli come dire segreto? Però non c'è più voglia. Cioè, prima ad esempio quando ero tanto nervosa, scrivevo quello che mi succedeva nei miei quaderni per consolarmi, però adesso non c'ho proprio più quella voglia. Quindi li uso molte volte per organizzare il mio shopping, oppure per scrivere le lettere, che ormai non scrivo neanche più. Quindi, cioè, non so proprio per cosa utilizzarli, per organizzarmi la giornata, ma non c'ho niente da fare. Cioè, scrivermi le idee dei video, però non so, se mai mi libero le note del telefono e le cose dal telefono le scrivo su questi quaderni. Ok, ho deciso, faccio così. Allora, questo quaderno giallo lo utilizzo. Sulle note del telefono c'è scritte le serie e i libri che voglio comprare. Anche se è molto più pratico il telefono, dobbiamo utilizzare questi quaderni. Fa caldo. Quindi questo lo utilizzerò per quello. Quindi datemi dei libri, dei consigli di libri, cioè comunque dei libri, di quaderni, di libri, di film da guardare, serie e tutto, che lo scriverò qua. Passerò quello che è sul telefono qua, deciso. Quindi questo sappiamo cosa deve essere utilizzato. Poi ho la mia tesina della qualifica. Praticamente l'ho portata ma non l'ho aperta, non l'ho nemmeno guardata. Era così carina, cioè con la scrittura grande per permettere a tutti di leggere. Cioè, guardate, era tutta fatta bene. Voi non sapete quanto tempo ci ho messo a fare questa. Grafici, tutte queste cose molto carine, e poi nessuno se le cagare. Questo credo fosse diretto.
Cioè, poi era tutto scritto grande, bello. No, mi sa che non è stato apprezzato. Poi ho questa cartellina che ieri, appunto, mentre spostavo tutto sul letto, ho trovato questa bustina. Ci sono una maglia di fogli, io non so cosa siano, però, cioè, so già dove finiranno. Ah, ok, sono le varie materie. Perché, maniaca del controllo, quindi posso chiedere. Ho scritto grammatica, francese, questo, diritto, questo, alimenti. Che figata, alimenti. Quanto sono stata brava. Sala. Qui, che l'ho attaccato, ma non c'ho scritto che materia è. E poi matematica. Li ho tenuti per cosa? Per buttarli adesso, perché avevo detto che non ci dobbiamo tenere più niente, quindi adesso li guardo velocemente e poi li butto. Cioè, sto trovando cose che io ho studiato anche quest'anno e ci avevo tutto fatto così carino. Vediamo questo. Beh, questo si può buttare. Questo. Così sì, perché qua calcoliamo tutti i casi del COVID. Oppure. Un bottone. Qua si fa Angelica. E ogni volta che vedo la scritta di Angelica mi viene di conservarlo, però. Non devo conservarlo. Però qui sì, da. Solo uno lo conservo, gli ho buttati. Sì, dai, questo lo conservo. E questo di alimenti. Senti, io lo conservo. Qualcosina la devo più tenere. Poi i prossimi anni lo eliminerò. Però questo lo devo mettere nei ricordi con Angelica. E questo semmai lo metto insieme alle lezioni dell'esame. Così non sembra il danno. Quindi questa cartella ci metto le cose dell'esame. Ok. Che praticamente è quello che c'è qua dentro. Non lo lascio qua dentro. Lo tolgo tutto da qua dentro. Ok, questa qua non l'ha visto nessuno. Qua abbiamo una fotocopia. Che non ci serve a niente. E poi abbiamo le varie tematiche. Ce n'erano una, due, tre, quattro e cinque. Poi tutti i grafici di matematica. Quindi ho utilizzato solo uno, che è questo, che ho creato io. Poi ho le immagini di inglese che ho stampato, ma poi lei me l'ha fatta dire da lei. E poi vabbè, altre cose dell'esame. E ho tutte le fotocopie di inglese. Madonna. Cioè, mi verrebbe da conservarle, perché quando vedo le fotocopie è più difficile rispetto ai quaderni. Però tu dici, che te ne fai? Cioè, che ne devo fare? Tanti inglese non fa per me. Cioè, sono tutte. Basta. Via. Siete pensarci due volte. Però con i ture io lo uso. Poi le bustine le mettiamo nella cartella. Poi. Questi invece li teniamo, cioè il mio lavoro, ci mancherebbe che lo butto. Cioè, io ho sprecato tempo e soldi tra sti cose. Ah, qui c'ho i fogli bianchi. Che sapere li potevo far venire, però. Abbiamo queste cose, vediamo. Allora, qua il programma di cucina, sì. Figure retoriche, sì. Il programma di matematica. E queste sono quelle che ho fatto per l'esame, quindi sì. Esercitazioni, no. Questo sì, questo no. Questo è il grafico dedicato, sì. E piramide, no. Ok. Questo, diciamo, è il mio esame. Non devo guardare per
questi sono da conservare. Allora, vi ricordate ieri su tutti i libri che c'erano i post-it? Ecco perché c'erano, perché la mia maniaca di... Avevo tappezzato anche la cuoriture con ogni, praticamente ogni documento avevo dato un colore. Quindi poi avevo tappezzato qua dentro i libri con quel colore in cui c'era quello che dovevo portare in quella materia. È arrivato il momento di toglierlo. Era così carino, cioè. È così carino. Mi verrebbe anche da conservare questo per quanto sono una mia. Se tipo lo mettessi sulla bustina. E questo ovviamente lo conservo, non è che lo vado a buttare. Ok, poi allora, quelle bustine che ho tolto le vado a inserire qui con anche i fogli. Ora dobbiamo svuotare il mio amato bottellino. Ci sono cose che io conservo per affetto, che devo, indovinate, buttare tipo questo. Via. Questo pennino non lo so se lo devo buttare, sinceramente. Il così della penna, via. Devi buttare, l'hai appena detto. Allora, ho le tracce del compito mio di Angelica, che poi ho risolto a casa per vedere se le avevo fatte giuste. Via. Via. Poi. Allora, ho l'evidenziatore, che uno dei due è di una mia amica, quindi io non so mai quale dei due, e se non ricordo, quindi non so se metterlo insieme alle altre cose o metterlo nei ricordi, così che nessuno li utilizzi, perché io non voglio buttarli. Quindi. Vabbè, le metto in altre cose, tanto se loro buttano qualcosa lo chiedono a me. Questi, via. Qui ho un'altra penna, come quella delle penne di prima. Le mettiamo tutte insieme. Poi vabbè, ho matite, penne, penna regalata di mia sorella. Queste cos'è che io voglio utilizzare? Non so dove mettere, cioè che sono mie. L'evidenziatore comprato con Angelica. Evidenziatore normale, un'altra evidenziatura, un'altra penna che ho trovato. Allora, il telefono è scarico, ho dovuto cambiare postazione e praticamente siamo contro luce, però tanto abbiamo quasi finito. Comunque ho deciso che tutte le mie penne le terrò nel mio borsellino. Tanto comunque non credo che questo borsellino lo butterò, quindi le cose che sono più affezionata, anche le cose che ho detto prima, le metto qui dentro, quindi pennarelle. Le evidenziature, le forbicine troppo carine, ho anche questo temperamatita, l'evidenziatore che ho comprato insieme ad Angelica, le penne colorate, gli altri evidenziatori se me li tengo tutti dentro. Oddio. Poi vabbè, la penna che mi ha dato mia sorella. La penna con Angelica che devo montare, perché ogni volta si distrugge, però cioè non la posso buttare. Invece le altre cose, allora, questa devo metterla sulla parte e questa le metto, diciamo, in queste altre penne. Che sarà il mio borsellino di quando vorrò scrivere qualcosa. Prendo il mio borsellino e ci metto semmai questa penna, perché è una penna nera. Ci sta. Perfetto.
Madonna, quanto siamo scuri. Poi qui ho il borsellino con tutti i colori, matita e spirito che tengo qui. Questi li teniamo così. E poi invece ho quest'ultimo coso da sistemare, che ho un altro borsellino con altri colori che credo che unirò agli altri. E poi dentro. All'interno c'è un po' di tutto, quindi abbiamo penne, penne colorate, calcolatrici, colla, spille varie, colla per fare i buchi. Cioè in realtà c'è un po' di tutto. Volevo mettere il flash, ma il telefono scarico, quindi questi sono tipo si mettono per i fogli a bu con i buchi, per evitare che si strappino. Qui ho dei bianchetti. Qui ho dei colori a cera, cioè diciamo che c'è un po' di tutto, però diciamo ora metto tutto qui dentro e poi ci occupiamo di quello.